Questo è il secondo dei tre video sul value investing con i quali cerco di dare un approccio pratico alla valutazione di un business in base al tipo di business e in base alle caratteristiche. In uno dei miei scorsi video, che ti consiglio assolutamente di recuperare, parlo delle differenze tra le tre tipologie di business. Nello scorso video della serie ho parlato del valore degli asset, come valutare gli asset di una società. In questo video voglio parlare degli utili e dell'earning power value, EPV, ovvero il valore del potere di reddito di una società. Prima di iniziare, sigla. Benvenuto o bentornato sul canale, io mi chiamo Leonardo, parlo di finanza personale, investimenti e business su questo canale da oltre 4 anni. Se ti interessano questi argomenti ti invito ad iscriverti e attivare la campana di notifica per non perderti nessuno dei miei prossimi video. Questo video riprende i concetti di uno dei capitoli di questo libro, Value Investing, From Grant to Buffett and Beyond. Questo libro credo che sia uno dei più interessanti dal punto di vista applicativo per quanto riguarda il value investing e la valutazione di titoli azionari. Prima di parlare di earning power value, però, vediamo come funziona l'income statement. L'income statement mostra le entrate e le uscite di una società e rappresenta quindi quanto la società ha guadagnato e quanto ha speso in un determinato periodo di tempo. Se il bilancio, come vi ho mostrato nello scorso video, è una fotografia di un momento per la società, l'income statement rappresenta un video che va dall'inizio alla fine del periodo considerato. Scendendo dall'alto dell'income statement verso il basso troviamo i ricavi, cioè quanto la società fattura in termini di prodotti o servizi venduti. Poi c'è il costo dei beni, quindi il costo per produrre i beni o i servizi venduti, il profitto lordo che è pari a ricavi meno costo dei beni ed è quanto rimane alla società dopo i costi operativi per quanto riguarda la produzione dei beni. Il margine lordo di profitto non è altro che il profitto lordo fratto i ricavi. Poi c'è una voce di spesa chiamata Selling, General and Administrative, ovvero i costi di gestione amministrativi, di marketing e di ricerca e sviluppo. Questi costi sono indiretti ma vanno valutati molto bene. Perché dico questo? Perché delle volte alcuni costi inseriti nell'income statement in realtà dovrebbero essere capitalizzati e andare nel balance sheet. Quindi dobbiamo analizzare bene l'income statement per capire quali costi vanno posti in quale luogo. Si ha poi l'operating income o EBIT, profitto lordo meno selling, general and administrative, ed è quanto la società guadagna o perde dalle proprie operazioni. Il reddito operativo è il punto di partenza per il calcolo del margine operativo, ovvero quanto rimane alla società in percentuale rispetto ai ricavi una volta considerate tutte le spese operative. Si ha poi il calcolo degli interessi netti, ovvero interessi a credito, quindi guadagnati dalla società, meno interessi a debito, ovvero pagamento di interessi per capitale di finanziamento, ad esempio. Si arriva all'EBT, quindi earnings, utili prima delle tasse, ante imposte, ci sono le tasse da pagare e poi si arriva all'utile netto finale della società. Ora che conosciamo le principali voci dell'income statement, possiamo partire con la valutazione del potere di reddito. Che cos'è l'earning power value? Lo chiamerò EPV, è il valore del potere di reddito di una società. Cosa significa? Significa che stiamo cercando di stimare quanto vale una società in funzione di quanto è in grado di guadagnare. L'earning power value si trova rapportando l'earning power della società, quindi il potere di reddito, quanto la società riesce a guadagnare in maniera sostenibile ad oggi, senza che in futuro le operazioni saranno modificate in nessun modo. Quindi quant'è l'utile che la società può guadagnare in maniera sostenibile oggi? Questo valore viene diviso per il costo del capitale. Il costo del capitale non è altro che il rendimento che soddisfa un investitore desideroso di investire in quella società. Se una società ha un potere di reddito pari a 8 milioni di euro in questo momento, sostenibile nel futuro senza crescita, e ha un costo del capitale, quindi un rendimento atteso dagli azionisti, dagli investitori nella società del 10%, allora la valutazione dell'earning power, quindi l'earning power value, varrà 8 diviso 10%, 80 milioni di euro. Questo è il valore della società in funzione di quanto rende. A questo punto dobbiamo stimare i due parametri, earning power, potere di reddito, e costo del capitale della società. Probabilmente una delle valutazioni più difficili per qualsiasi value investor è trovare quanto la società è in grado di guadagnare in condizioni normali di operazione, in maniera sostenibile e con crescita zero in futuro. Quant'è il valore medio attorno al quale gli utili oscillano anno dopo anno per una società? Questo è l'earning power. Per stimare tale valore è necessario prendere i risultati passati della società, almeno 7 anni,
consigliabile almeno 10 in realtà, e poi trovare dei valori medi e aggiustare quei valori. Il procedimento è sempre lo stesso, se vogliamo, per quanto riguarda gli step da seguire, ma non è un procedimento assolutamente semplice da applicare. Per prima cosa dobbiamo calcolare la media del margine operativo per un periodo di tempo appropriato, quindi almeno 7 anni, consigliabile 10 anni. Questo per includere sostanzialmente almeno un ciclo di business della società. Per trovare questi valori è molto semplice, basta prendere gli income statement precedenti e poi trovare il margine operativo anno per anno degli income statement precedenti. Dopo che abbiamo trovato il margine operativo anno per anno della società, basta fare una media lineare. Quando andiamo a considerare l'EBIT con il quale calcolare il margine operativo, però, dobbiamo tenere a mente che la società potrebbe manipolare oppure applicare delle valutazioni particolari nella produzione dell'income statement. A quel punto dobbiamo essere abili nel analizzare income statement per income statement e andare a modificare l'EBIT per poi ottenere un margine operativo, un valore di margine operativo che sia più coerente rispetto a ciò che vogliamo andare a fare. E ciò che vogliamo andare a fare è trovare quant'è l'earning power della società, quindi in condizioni normali di operazione. Quanto guadagna la società? Dobbiamo togliere dall'income statement quelle spese non ricorrenti, quelle one-time expenses, che non si applicano alle normali operazioni di business. Se ad esempio in un particolare anno la società ha applicato una spesa per ricerca e sviluppo molto elevata e per gli altri anni zero di ricerca e sviluppo, probabilmente faremo bene a spalmare quella spesa su più anni. A questo punto dobbiamo prendere il margine operativo medio e andarlo a moltiplicare per i ricavi che secondo noi, secondo la nostra valutazione, sono sostenibili per la società in questo momento. Il risultato di questa operazione è l'utile operativo sostenibile della società. Quindi partiamo dal margine operativo medio, prendiamo i ricavi sostenibili e otteniamo l'utile operativo medio sostenibile. A questo punto dobbiamo andare ad aggiustare l'utile operativo considerando quali sono potenziali entrate per la società che non fanno parte del core business della società. Sono ad esempio gli affitti per quanto riguarda gli immobili, oppure potenziali affitti di immobili non utilizzati in questo momento. Side business, prodotti secondari della società. Molto spesso le società non hanno dei guadagni così elevati da side activities, quindi attività secondarie, e in quei casi possiamo quasi ignorare queste quantità, ma quantomeno dovremmo avere un'idea di quanto è il potere di reddito di quelle attività secondarie e, in funzione della rilevanza rispetto all'attività principale della società, possiamo decidere o meno di inserire quel reddito all'interno del reddito operativo. A questo punto dobbiamo applicare un tasso di imposta verosimile, diciamo tra il 30 e il 40% all'utile operativo, per arrivare all'utile operativo netto aggiustato dopo le tasse. A questo punto dobbiamo aggiustare per una voce di spesa fittizia, cioè che contabilmente viene considerata in un certo modo, economicamente è da considerare in un modo completamente diverso. Sto parlando dei deprezzamenti e degli ammortamenti. Il deprezzamento che dovremmo considerare come costo di anno in anno è quello relativo al reinvestimento di capitale per il mantenimento delle operazioni, ovvero il maintenance capex. Per trovare il maintenance capex, anche se non è l'unico modo, possiamo partire dal capex complessivo. Quindi se andiamo nel cash flow statement vediamo investimenti in property, plant and equipment, e da quello sottraiamo la parte di capex per la crescita, restando con il valore di mantenimento. Per stimare il growth capex si può valutare il rapporto tra capitale immobilizzato, asset fissi, quindi di lungo periodo, e ricavi nel tempo, quindi come si evolve, e poi moltiplicarlo per la crescita dei ricavi sempre nello stesso periodo. Ottenuto il capitale investito dalla società per sostenere la crescita, prendiamo il capitale reinvestito totale, sottraiamo quello relativo alla crescita, restiamo con il capitale di mantenimento delle operazioni della società. Attenzione a una cosa, quindi, quando andiamo a considerare l'utile operativo netto dopo le imposte e vogliamo aggiustarlo per i deprezzamenti e gli ammortamenti, dobbiamo o non considerare tutti gli ammortamenti e poi introdurre i deprezzamenti e gli ammortamenti come costo che abbiamo appena stimato come maintenance capex, oppure dobbiamo fare la differenza tra i deprezzamenti che abbiamo già utilizzato e il maintenance capex stimato. A questo punto abbiamo trovato il nostro earning power,
quanto la società è in grado di rendere come utile netto durante le normali operazioni del business. Adesso dobbiamo trovare il secondo parametro per arrivare all'earning power value, ovvero il costo del capitale. Il costo del capitale non è altro che il rendimento che attira capitali di investitori esterni. Quindi possiamo andare a valutare le altre asset class e vedere quali sono i rendimenti offerti dalle altre classi di asset per confrontare la nostra società con le altre asset class. Se ad esempio i rendimenti di obbligazioni investment grade, quindi a basso livello di rischio, sono pari al 5% e i venture capitalist chiedono un rendimento pari al 14%, allora verosimilmente il rendimento azionario di una società richiesto sarà tra il 6 e il 13%. Possiamo dividere poi questo range da 6 a 13% in tre fasce e, a seconda della valutazione che facciamo sul livello di rischio della nostra società, possiamo decidere se prendere ad esempio il 7%, il 9% o l'11% come costo dell'equity per la società. Dato che una società è finanziata da equity, quindi capitale degli azionisti, e debito, quindi capitale di finanziamento, per trovare il costo del finanziamento basta vedere il rendimento offerto dalle obbligazioni di società che hanno lo stesso livello di rischio che abbiamo valutato per la società che vogliamo valutare. Questo valore deve essere aggiustato togliendo un fattore relativo alle imposte, perché gli interessi pagati dalla società per il debito sono dedotti dal punto di vista delle tasse. Quindi, una volta che abbiamo il costo dell'equity e il costo del debito, facendo una media ponderata dei capitali di finanziamento rispettivi, equity o debito, troviamo il costo del capitale complessivo per la società. Senza essere troppo precisi, se non abbiamo preso degli abbagli veri e propri nella valutazione del costo del capitale, dovremmo aver commesso un errore al massimo dell'1%. Quindi se il costo del capitale vero e proprio, che non conosceremo mai, è attorno al 9%, dovremmo aver ottenuto delle valutazioni tra l'8 e il 10%. A questo punto possiamo calcolare l'earning power value. Noti il costo del capitale e l'earning power di una società, basta dividere l'earning power per il costo del capitale di quella società. Abbiamo trovato in questo modo il firm earning power value, ovvero il potere di reddito dell'intera società, valutando l'intera società. Quando compriamo azioni, però, in alcuni casi potremmo fare una valutazione di tipo equity e allora dobbiamo fare degli aggiustamenti, come lo era nel caso di asset value, per trovare quant'è il valore del potere di reddito considerando solamente l'equity. Per quanto riguarda l'earning power value dell'intera società, lo abbiamo già calcolato. Per quanto riguarda l'earning power value dell'equity, si parte dall'earning power value della firm, ovvero della società. A questo sottraiamo il debito totale della società e poi andiamo ad aggiungere gli asset in eccesso rispetto alle operazioni, ovvero quegli asset come la liquidità in eccesso della società che non servono alla società per operare, perché andiamo a togliere il valore di questi asset, perché la società non ha bisogno di questi asset per operare e quindi gli azionisti della società, una volta liquidati gli asset, rimarrebbero con sostanzialmente ciò che serve per il core business. A questo punto, dopo il video sugli asset value, dopo questo video, dovremmo essere in grado di aver già capito che esistono due livelli di valutazione per una società: l'intera società, quindi il livello firm, chiamiamolo così, e la società dal punto di vista dell'equity esclusivamente. A livello di società intera, il prezzo di mercato è quello che viene chiamato enterprise value, ovvero valore della società, ed è il valore che solitamente viene stimato da chi acquisisce un'intera società, perché si andrebbe ad acquistare in questo modo anche il debito della società. Il prezzo di mercato della società intera è dato da market cap, quindi capitalizzazione di mercato, lato equity, più valore del debito, meno valore degli asset non produttivi. Oppure molto spesso viene calcolato come un moltiplicatore enterprise value su EBITDA e confrontato con il valore EV su EBITDA di acquisizioni passate. L'asset value della società intera è dato dal net asset value calcolato nel video precedente più il valore dei debiti meno il valore degli asset produttivi, mentre l'earning power value della società intera è calcolato con il metodo visto in questo video. A livello di equity, quindi non più di società intera ma solamente di equity, il prezzo di mercato non è altro che il market cap, la capitalizzazione di mercato della società. Il net asset value è calcolato con il metodo che abbiamo visto nello scorso video di questa serie, mentre il valore del potere di reddito, considerando solo l'equity, è pari all'EPV della società, meno il valore dei debiti, più il valore degli asset non produttivi. Dobbiamo fare attenzione ad una cosa molto molto importante: non dobbiamo nella nostra valutazione andare a mischiare valori relativi al solo equity
e valori relativi all'intera società. Questo è importantissimo perché potremmo arrivare a conclusioni completamente sbagliate. Io personalmente preferisco concentrarmi a livello di società intera e sono due i principali motivi. Nel terzo video parlerò di crescita per quanto riguarda una società e la valutazione della crescita viene fatta a livello esclusivamente di intera società. Il secondo motivo è che concentrarsi solamente sull'equity non ci permetterebbe di avere dei campanelli di allarme nel caso in cui la società fosse eccessivamente indebitata. Infatti potremmo ottenere dei rendimenti sull'equity anche dell'80-90%, ma se il debt to equity ratio di quella società fosse pari a 9-10, a quel punto il nostro leverage sarebbe enorme e l'equity potrebbe essere spazzato immediatamente in caso di mancati profitti della società anche solo per un anno. In questo mega video quindi abbiamo visto come calcolare l'earning power value di una società dal punto di vista della firm intera oppure dal punto di vista del solo equity. Assieme all'asset value siamo in grado adesso di ottenere due valori di valutazione per una società che opera in un'industria competitiva e una volta confrontati questi valori con il market value o l'enterprise value calcolati a partire dal prezzo delle azioni possiamo arrivare a una conclusione sul fatto che il titolo che stiamo valutando è sopravvalutato oppure è sottovalutato. Like per questo video super perché mi ha richiesto veramente un impegno enorme. Fatemi sapere se avete delle domande o dei commenti da fare con un commento sotto al video. Nel terzo e ultimo video di questa serie andremo a valutare la crescita di società che sono chiamate franchises con le virgolette, ovvero società che hanno un vantaggio competitivo in settori con barriere all'ingresso. Ti aspetto nel prossimo video.